Allora, Nina Di Benedetto, un bilancio di questa manifestazione. Il bilancio è sicuramente positivissimo. Vuoi per le cifre che abbiamo raggiunto quest'oggi, sono 400 presenze, vuoi per quello che sarà il feedback che abbiamo avuto già modo di testare, ovvero la partecipazione degli stessi studenti alle cicloescursioni che si organizzano di domenica. Quindi non si prevede l'assenza giustificata a scuola e questo ci permette comunque di constatare l'effettiva premura della persona, non in quanto studente, ma in quanto cittadino, a partecipare a manifestazioni di questo tipo. Luigi Lorusso, queste manifestazioni saranno ripetute anche nei prossimi mesi? Diciamo che la nostra è un'esperienza che parte da un po' di tempo, nel senso che già da un anno abbiamo cominciato a fare questi tipi di manifestazioni, di scoperte del territorio, per la valorizzazione del nostro meraviglioso ambiente e delle nostre meravigliose allocazioni, come il Pulo. Siamo stati l'altra volta, qualche mese fa, prima della chiusura dell'anno scolastico, siamo stati sopra la masseria della Madonna in via Corato, dove abbiamo attraversato tutta la pineta del comune di Altamura con un bellissimo percorso. Diciamo che noi ci teniamo e il successo lo si vede nei numeri, che sono sempre in aumento, e con la collaborazione dei dirigenti scolastici che sono al nostro fianco in questa scoperta del territorio e che permette agli alunni di stare insieme, di socializzare e nello stesso tempo di poter conoscere quella parte del territorio che magari si va solamente in maniera fugace a visitare in poche occasioni. Speriamo che nel futuro i nostri ragazzi con l'associazione Progettalmente vengano coadiuvati anche dall'amministrazione, dove ci sarà sicuramente il nostro supporto, ma anche dall'ambito del sociale, per poter ampliare queste scoperte anche con dei percorsi che possano andare anche fuori dal territorio del Altamurano e con uno scambio con gli altri comuni, per poter socializzare e nello stesso tempo scoprire quei territori che ci sono vicini. Una giornata splendida, non solo perché c'è il sole, perché ci siete voi! Siete il meglio della luce di una città. Benvenuti, siete nella casa della Madonna, da dove prende il via la vostra passeggiata. È bello amare la bici, perché la bici è movimento, è cammino, è avanzamento, è corsa. È bello andare in bici perché fa gustare la brezza, il soffio, l'alito del vento sul proprio volto, fa sentire la sensazione del valore dello spirito. Andare in bici significa contemplare la natura e soprattutto in questa circostanza è una bellissima esperienza di incontro, di aggregazione, di gruppo, di comitiva. Oggi è una bella giornata, non solo perché è splendida dal punto di vista meteorologico, ma è bella perché voi state insieme. Io gioisco di questo. Tanti auguri, Signore vi benedica. Noi siamo contenti dell'organizzazione, ringraziamo tutti i dirigenti scolastici che hanno aderito e tutti voi che avete partecipato a questa bellissima iniziativa. Ora piano piano, con il coordinamento di Nina, vi avviate. Solo due parole da parte del preside del liceo classico e poi buona giornata a tutti. Velocissimi, ringrazio tutti gli studenti altamurani, tutti, so che ci sono quelli della liceo scientifico, del nostro liceo classico, ecco le manine che si alzano, ma complessivamente il mondo della scuola e anche l'istituto tecnico, facciamo anche benissimo Paolo. Vi ringrazio cari studenti, perché questo significa essere attaccati al nostro vivere, che non è solamente scuola. Grazie, buona giornata e veramente buon divertimento. Facciamo una domanda secca al dirigente scolastico del liceo classico Cagnazzi, Biagio Clemente. Anche questa è scuola? Beh, innanzitutto bisogna dire a chi ascolta, vede oggi questa onda di entusiasmo,
che questa manifestazione, inserita dal mio punto di vista in maniera mirabile nella settimana europea della sostenibilità, non può non vedere la scuola con i suoi operatori, gli studenti, i docenti impegnati. Io credo che oggi la presenza degli studenti del liceo Cagnazzi, del liceo scientifico, ma anche del tecnico e chissà anche di altre scuole che sono venute a titolo personale, possono interpretare degnamente questo principio. La scuola non è semplicemente un contenitore laddove le cognizioni devono essere prese e, diciamo così, portate dentro a livello di discipline. La scuola è un contenitore che deve saper lanciare messaggi oggi sul piano civico, e questa iniziativa la sostiene mirabilmente, e poi proporre messaggi che passino attraverso quello che è un concetto di fratellanza, vedere i giovani uniti in un principio sano, vederli coesi nella difesa degli stessi principi, e quindi non può essere la scuola oggi ritenuta semplicemente un contenitore compartimentato. Oggi vedo la nostra città aperta all'idea che il territorio sia valorizzato e ben interpretato dai nostri studenti, che credo, con l'entusiasmo che hanno dimostrato, lo manifestano apertamente.